Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Abbiamo sul banco una scheda Inverter Daikin unità esterna VRF, una scheda di una macchina idronica della Daikin. Chi non sa come funziona, in pratica è una pompa di calore in cui riscalda l'acqua. Questa scheda ha un errore U2. L'errore U2 da manuale riporta controllo di tensione, non specifica se in AC o DC. Prima di iniziare a fare una recensione, perché il video sarà recensire questa scheda, il codice di questa scheda è 2P192864-1 e poi abbiamo qui riportato come 3PCB1560-1. Bene, partiamo subito a recensire la scheda. Abbiamo l'entrata del 200 volt. Abbiamo una parte di filtraggio con due relè, un relè di precarica e relè di carica. Qui abbiamo il modulo di potenza che ho rimosso. Sotto abbiamo sia la parte del raddrizzamento della 220 volt in entrata AC a 300 DC. In più abbiamo le uscite UVW per far girare il compressore. Abbiamo poi sottostante la parte logica con il processore che gestisce la parte dell'IPM. Questa è la piastra di raffreddamento. L'IPM con il modulo di raddrizzamento purtroppo non si vede perché bisogna dissaldare la piastra intorno intorno, quindi non è cosa di farlo. Questo è il marchio riportato su questo modulo. Ok, questo modulo in pratica va messo in questo modo togliendolo. Così come sta, abbiamo i due pin, l'entrata a 200 volt, le tre uscite che va sul compressore UVW, sempre messo in questo modo. Da questo lato abbiamo i due pin del reattore, il pin del negativo e il pin del positivo 300 volt. Sulla piastra ho riportato un po' lo schematico, i due pin da 300 volt, le uscite UVW del compressore, il reattore, qua abbiamo due pin del reattore, la 200 volt in entrata e qui abbiamo altri pin che adesso andrò a spiegare. In pratica si trovano da questo lato, come ho detto prima, questo va messo in questo modo. Da questo pin che è la 15 volt, poi abbiamo il secondo pin che è il GND 5 volt TX che sarebbe trasmettitore e RX ricevitore. Quindi in pratica TX e RX sono questi due pin che tramite questi fotoaccoppiatori vanno a interagire con questo processore, cioè in pratica questi due processori si comunicano tramite questi due fotoaccoppiatori e su questi due fotoaccoppiatori dovete trovare una trasmissione dati, quindi TX e RX, mentre invece questi altri due fotoaccoppiatori sta come controllo di tensione. Questi due
transistor servono per far scattare i due relè che vengono gestiti da quest'altri pin, in cui da questa parte c'è scritto anche relè, controllo relè. Vado un po' a zoomare, vediamo se si riesce a vedere. Non so se si riesce a vedere, comunque da questi pin poi vanno a gestire i transistor che faranno scattare il relè, i due relè. Per il momento questo modulo lo mettiamo da parte perché poi ci dobbiamo ritornare. Allora, come funziona la scheda? Come funzionano i relè? Per quanto riguarda la tensione sul primario, ha un raddrizzamento a parte che si trova qui sotto, che è questo ponte diodo. Questo ponte diodo raddrizza la 220 volt per poter alimentare questo integrato, che è un oscillatore a 6115. In pratica, questo è il codice che si identifica il datasheet. Una volta che si dà alimentazione, arriva la 300 volt su questo integrato che va a switchare sul trasformatore per avere il secondario. E adesso andremo a vedere le tensioni sul secondario, importanti da identificare. Per quanto riguarda i pin del compressore, sono questi. Questo relè serve per la valvola a quattro vie. Questo è il modulo della comunicazione. Possiamo vedere che abbiamo un solo modulo, ma abbiamo altri socket per mettere altri slot di comunicazione, addirittura fino a 5 unità interne che è predisposta questa scheda. Su questa scheda abbiamo un solo modulo, come ho detto prima. Questo fa parte anche della parte di comunicazione in cui c'è un raddrizzamento, un abbassamento di voltaggio, un raddrizzamento della fase in cui poi va qui sopra su questo modulo, in modo che si appoggi lo scambio dati. In questa fascia che vediamo si distingue dalla scheda una schedina a parte, ed effettivamente su questa scheda abbiamo sia la valvola di espansione elettronica e abbiamo il connettore delle sonde. Questo connettore che, come ho detto prima, è la valvola a quattro vie, e questo connettore che servirà per far arrivare la 12 volt sui relè. Per avere la 12 volt su questi due relè, dobbiamo fare un ponticello su questi due pin. Questi pin qua, in pratica, questi pin qua sono in comune tra di loro, eh? Se facciamo un ponticello in questo modo, arriverà la 12 volt su questi due relè. Il GND, però, dei relè sono gestiti da questi due transistor che vengono poi gestiti transistor da questo processore, che è il processore che gestisce l'IPM, ma non solo l'IPM, questo processore rileva anche una tensione sulla 220 volt e sulla 300 volt DC. Adesso diamo alimentazione, andiamo a vedere le tensioni sul secondario, 15 volt su D5, 7 volt sul D3 e 19 volt sul D2. Queste tensioni poi serviranno per alimentare tutta la scheda, la parte di bassa tensione, ed effettivamente qui
se mettiamo il puntale sul GND possiamo rilevare la 5 volt e la 15 volt. Il controllo, il TX, trasmettitore dati, che proviene da questo processore, l'RX, giustamente non la possiamo vedere perché dovrebbe provenire da questo processore. Ok, togliamo alimentazione. Vi faccio notare che se vado a togliere questo jumper e do alimentazione, mettiamo un puntale sul GND e l'altro puntale sulla 12 volt del relè, do alimentazione, non abbiamo nessun voltaggio. Ma nel momento in cui vado a fare il jumper, qui abbiamo la 13 volt, ok? Togliamo il jumper, 0 volt. Se non vi arriva la 12 volt sul relè, controllate il jumper. Vogliamo alimentazione? Purtroppo l'errore U2 viene controllato da questo processore. Dalla 220 volt, che sono questi due pin, ci sono delle resistenze in cui si ha una caduta di tensione. I due diodi che raddrizzano la tensione e il processore che va a controllare la tensione sulla 220 volt, ovviamente a bassa tensione. Ma c'è un diodo che non è questo, ovviamente, questo è ok, ma è questo che è in corto. Quindi questo diodo è in corto. Il problema è che le resistenze sono minuscole e non è riportato il valore giustamente, quindi capite bene che ci vorrebbe uno schema per poter fare una riparazione su questa parte del circuito. Quindi l'alternativa è sostituire questo modulo che non so se si trova in commercio. Una volta staccato questo modulo si può anche alimentare dando la 200 volt su questi due pin. Ovviamente ci dovete mettere una lampadina in serie, eventuale corto sulla parte di potenza. Qui ci mettete il reattore oppure, come sto facendo io, una lampadina in serie su questi due cavetti, a parte anche sulla 220 volt. Ok, diamo alimentazione. In questo momento questo modulo è alimentato a 220 volt. Qui ci sta un jumper reattore, una lampadina in questo caso. Se andiamo a vedere, qui abbiamo la 220 volt. Su questi due pin abbiamo la 200 volt. Non sono 300 perché non sono alimentati i condensatori di potenza. E se vogliamo fare una verifica sulle tre uscite, mantenendo un puntale sul negativo, possiamo rilevare una tensione di circa 24 volt, 23-24 volt, ok? Ovviamente, ragazzi, non è stabile perché, ripeto, mancano i condensatori. Tolgo alimentazione. Prima di chiudere, quest'altro circuito che vediamo qui, questo è il connettore del fan, è la gestione del fan, che è un ventilatore PLDC gestito a 5 cavetti.
qui abbiamo i due fotoaccoppiatori che gestiscono il controllo della velocità e il feedback del ventilatore, che viene gestito dal processore. Bene, detto questo, spero che questo video sia utile in qualche modo. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di Inverter Clima e da Mimmo Refriger. Questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.